Sono Micaela, ho 23 anni, abito in provincia di Torino e studio farmacia da 5 anni. Sono Alessandro, ho 22 anni, abito in provincia di Vercelli e di professione faccio un muratore e modello. Non ho un bel carattere, nel senso abbastanza permaloso, porto rancore, però comunque nello stesso tempo simpatico e amichevole. Io sono una persona altruista, estroversa, tanto permalosa e odio le persone che portano rancore. Sicuramente il suo più grande difetto è permalosa, di conseguenza non sai mai come prenderla. Alessandro è tanto vendicativo e allo stesso tempo anch'io con lui a volte non so come prenderlo perché è parecchio permaloso. La prima volta che ho visto Alessandro è stato 9 anni fa e dovevamo andare a una festa a casa di un mio amico e ci siamo presentati e a primo impatto, vabbè, un bel ragazzo, però non mi stava tanto simpatico perché se la tirava un po'. È la prima volta che ho visto Michele, ho detto, boh, fermiamoci un attimino perché è la cugina di un mio amico. Quindi ho detto, andiamo un attimo un po' con calma. All'inizio non andavamo tanto d'accordo perché lui non mi parlava tanto perché era cugino del suo amico. A me stava antipatico, quindi cercavo di evitarlo e poi dopo invece abbiamo legato molto, sì. Allora, l'ultima cosa che abbiamo fatto insieme è stata una cena fuori a quattro con io, un mio amico e lei, una sua amica. È stata una serata divertente. 13 anni, sinceramente, ancora non so bene come mi vedo, nel senso ancora un po' tante idee per la testa e sinceramente penso vivere giorno per giorno e boh, chissà cosa accadrà domani, cioè, ad esempio. Io spero di lavorare in un'azienda farmaceutica, dato che sto studiando farmacia, e fare carriera, quello sì. La vita senza Alessandro la vedo piatta, nel senso che con lui mi diverto molto. Ci vediamo anche spesso, quindi. Sì, la vita senza Michela comunque idem, molto simpatica, ti fa ridere, ti fa parlare, magari nel momento del bisogno comunque, sai, cioè, di conseguenza, sì, un sorriso in meno. Domanda di rito. Alessandro, Michela, state insieme o no? No, siamo No. amici. No, siamo amici, siamo amici. E Amici. basta.